Buonasera! Buonasera! Questa settimana il sondaggio dei liquidi è stato vinto da Elme! Il setup che useremo oggi è una quad coil fused clapton. Che è un aroma spaziale. Ah yes, it is, ve lo farei assaggiare, è veramente, veramente valido. Solito cotton bacon, 6 spire su punta da 2,4, abbiamo uno 0,12 finale. Ma bando alle ciance o ciance da bande. Cominciamo. Vai, con Pink Grapefruit. Ovvero pompelmo rosa. Allora, prova il fiuto. Ah, non sembra male. Vai. Allora, e Element sono 80 VG e 20 PG. Quelli che abbiamo a disposizione sono 3 di nicotina. Ma che curioso sentire questo. Yeah. Go. Here we go again, motherfucker. Pronti, 140 watt. E passa la paura. Sa di pompelmo rosa, molto semplicemente, niente di più niente di meno del normalissimo pompelmo rosa. Caschi un po', vero? More, sono morto. Sì, comunque buono, mi piace. Molto veritiero. Sì, molto. Infatti personalmente si becca un 7,5. Ma per mio gusto personale, perché non mi piace il pompelmo rosa. 8 da me. Bene, the next one è il fresh squeeze più crema. L'odore è molto invitante, devo dire. Sembra una tortilla, tipo un tortilla. Vero. L'odore promette molto bene. La torta al limone, quella della Camera. Mettine. Qui non valiamo a spese. Ah, più che altro sto quad coil ogni volta che devi drippare, cioè ci fa mezza bottiglia di liquido. Prego, migliore, lei non vuole. Buono? Sì. Mi piace, io non sono un amante del mandarino come frutto proprio. Però è buono. 7. 7. Molto buono. Molto molto buono. Il gusto della crema, cioè la crema, diciamo, si sente molto bene. Anche il mandarino si sente il giusto, non è invadente, non ha quel classico gusto da mandarino che magari dà un po' fastidio, un po' aspro. Non è male, non è niente male. È vero che ti piace. Buono. Buono, è mischiato molto bene. Non è stopposo. Molto molto buono. Ma mi ha lasciato bene. Per me è 8,5. Vabbè, tu sei amante dei mandarini. Sì, a me i mandarini piace un casino. Sei di parte. Next one. Allora, cosa abbiamo? Pink lemonade, che sono frutti rossi e limonate. Prego. Merci. Beaucoup. Questo qual è pure, scusami? Pink Lemonade. Frutti rossi e limonate. Veramente una boccetta di vino. Però per sto flavor ne vale la pena. Madonna, un flavor, questa quad coil fused. Scalda perché ovviamente una build così è ovvio che scaldi, specialmente su un 22. Però la resa aromatica è tanta roba.
Boh, io non sento frutti rossi. Così solo limone? Sì. Cioè proprio sono brandi. È molto dominante il limone sul frutto. Ma anche nell'odore, anche nell'odore infatti. Proviamo. No, vabbè, io li sento. Sì, ma non sono molto marcati. No. È marcato il limone. Quello sì, però comunque si sentono. Poi comunque, esatto, non sono molto marcati. Però personalmente sì, non mi fa impazzire, sempre per il solito discorso del gusto personale. Però... Poi io gli do un... 6. Sì, diciamo che... fa nel caldo nel freddo. Però è buono, cioè è buono, hai fatto bene, però non fa impazzire, più di un 6 non li do. Sì, mi aggrego perché sì, non è niente di particolare, insomma, non è niente che ti dice wow, boh. Bene, proseguiamo. Prossimo è il K-Line Cookie, che personalmente è quello che sto aspettando di più da amante di liquidi al limone. E di dolci. Ah, il cookie poi, ciao. Tutte queste cose da americani, io preferisco i tortellini. Com'è? L'odore promette bene. Prego, prego. Vadine, vadine. Com'è? Buono. Buono? Molto buono. Come lo senti? È molto limonoso. Sì, molto. L'odore del biscotto comunque sì. Si sente l'odore. Però vabbè, essendo un biscotto al limone si deve sentire parecchio il limone, sennò che beh, certo. Un biscotto al limone. Non fa una piega sulla. Però sì, 8. 8? Sono proprio curioso. Delfino curioso. Sì, il limone. Avete una aspettativa, secondo me. Sì. Peccato. Sinceramente non mi piace un granché. Non mi piace un granché perché anche l'aroma del biscotto è boh. Sì. Boh, ma è particolare, non è che. Potrebbe essere più buono forse fumato in un tank. Probabilmente sì. Probabilmente. Però boh, così. Non ti sconfitta. No, sinceramente credevo meglio. Che voto gli diamo? Se non lo sei tu. Intanto muoio. Ma gli darei un 6. Così basso. Sì, ma un po' deluso, ma molto deluso sinceramente. Sinceramente ma deluso, ma aspettavo decisamente qualcosa di più. Peccato. Mannaggia, adesso direi che passiamo a crema. Secondo me sa di crema. Ottima intuizione, caro. Lo so, che mi hanno sempre detto che sono una persona molto intuitiva. Vabbè. Che altro oggi a Bologna, ragazzi, fa un caldo esagerato, come poi vabbè, in tantissimi altri posti in Italia attualmente. Fa veramente un caldo esagerato. No, l'odore è buono. Com'è? Sembra la crema. Scusate. Sembra la crema della nonna. Sì? Infatti anche dall'odore un po'... sì. Buono. Buono? Sì.
L'odore infatti anche... 7,5. Anche l'odore che senti infatti adesso dalla tua svapata va molto buono l'odore. Allora. Vadine. Un po' blanda, ma buono però. Però blando. Dall'odore sembrava più caricato, sinceramente. Però secondo me sono voluti queste cose, questi livelli così, perché se fosse troppo carico, la crema non è una cosa di cui puoi abusare troppo per le stomaco. Vabbè, sì. Cioè, secondo me lo fanno un po' apposta. Dici? Sì. Poi boh, magari sto dicendo la più grande fesseria dell'universo. Boh, io come voto un 7 glielo do. Un 7 glielo do, gli avrei voluto dare un 8 se fosse stato un pelo più carico, perché come dice lui, troppo di più sarebbe stato stomachevole. Però un pochino in più ci poteva stare. Però buono, l'aroma in sé non è niente male. 7. E ora andiamo all'ultimo, il Watermelon CL, cioè anguria mentolata. Come ti sembrerà? Quali sono le sue ambizioni a riguardo? Beh, una combo che non mi sembra molto... cioè è molto originale, non l'avrei mai pensato di mischiare l'angura con la menta, mi fa strano. Bisogna provare. L'odore c'è. Cioè, l'odore è principalmente angurioso. Sì, dall'odore quasi non si percepisce neanche la menta, dall'odore. Boh, finora comunque ci stanno gli element, non sono male, buoni. Per ora devo dire che... sono bravi questi americani, sono bravi. Peccato per il Kayla e il Cookie però, veramente peccato perché ci speravo. Com'è? Buono. Sì? Mm. È un po' grande. Ok. Però è buono. La menta si sente molto? Non, cioè, si sente nella quantità giusta che finché non sovrasti il melone, sta dicendo. Il cocomero, scusate. Ok, proviamo. Madonna che caldo! Però se una recensione con un caldo così nudi la facciamo. Ma serio, che nessuno si offenda. Ma tutte sono limite. Sì, ho percepito molto l'impatto di menta, però il retrogusto dell'anguria, bello fresco. È un buono. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ma quello che prende il voto migliore, secondo me. Abbastanza, questo è molto molto buono. Sì, io gli darei un 8. Io gli do un 8. 8 più. Non è male, non è niente male. 8 più. Bene, sostanzialmente abbiamo provato gli element. Ci stanno, sì. Ci stanno. Buoni. Parte, ripeto, la delusione del K-Line Cookie, del resto comunque discreti, abbastanza buoni, mi sono piaciuti, devo dire. Sì. Bene, abbiamo assaggiato per voi i liquidi Elements e adesso... sondaggio time! Il prossimo sondaggio è tra... Ultra Pop! Yug e Lop. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, votate, capre. Bene, per oggi è tutto ragazzi, buon proseguimento e buona giornata, ciao, adios.